Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale. Come saprete, molti di voi, sono stata al Cosmo Prof venerdì e sabato. Non ho pubblicato tantissime foto su Facebook o su Instagram perché non avevo la connessione. Ci sono stata con mia zia, abbiamo passato appunto questi 2 giorni al Cosmo Prof. Peccato per il tempo perché è stato veramente brutto. Venerdì ha piovuto e all'ora di uscire diluviava, c'era un casino con i taxi, un casino con i bus, caos totale. Siamo arrivati praticamente in hotel fradici, completamente fradice. Mentre sabato non ha piovuto così tanto, però sì, era nuvoloso, ha piovigginato un paio di volte e l'acqua c'era. Insomma, non è andata via neanche un po'. Tempo a parte, è stato veramente un bel Cosmo Prof, mi sono divertita tantissimo, ci siamo proprio divertite. Credo che sarà il mio ultimo Cosmo Prof, non so se ci tornerò un'altra volta, di sicuro l'anno prossimo no, ma non credo di ritornarci per un bel po' di tempo, sia perché comunque poi dopo con il bambino e tutto il resto, ma è stato divertente, sì, però alla fine per me che abito in Svizzera, arrivare fino a Bologna con hotel, treno e tutto quanto è più la spesa che l'impresa, se devo essere sincera. Però è una bella esperienza. Questo video vi voglio far vedere quello che ho acquistato e le cose che mi hanno omaggiato. Devo dire la verità, sono rimasta un pochino delusa perché tanti, ma tanti, ma tanti stand non vendevano, o se vendevano, vendevano solamente a lunedì. Non tutti gli stand davano campioncini o anche chiedendo non li davano, a meno che, non lo so. Gli andassi a genio sul momento, tanti ti guardavano dalla testa ai piedi e ti dicevano sì, abbiamo campioncino, oppure ti dicevano di no. Ci sono state alcune persone veramente gentili, molto, molto carine, persone che parlano italiano, ce n'erano, però c'erano veramente tantissime persone che parlavano esclusivamente inglese oppure spagnolo, quindi ce la siamo cavate anche con lo spagnolo. Però è un'esperienza che secondo me bisognerebbe fare perché chi è del settore, chi gli piace il settore della bellezza, unghie, capelli e tutto il resto, è un'esperienza che potrebbe fare perché è qualcosa di diverso. Io sono stata contenta che ho trovato diverse marche, diverse cose che volevo e che su internet avevo problemi oppure non riuscivo a reperirli in Svizzera. E dei miei acquisti alla fine della fiera sono veramente soddisfatta. Dei campioncini in omaggio che è andato, anche lì sono stata contenta. Non sono tantissimi, non sono chissà che cosa, però mi hanno fatto piacere ugualmente. Abbiamo passato tutto il venerdì al Cosmo e il sabato solamente fino a mezzogiorno perché dopo eravamo veramente cotte, completamente stravolte, stanche dalla giornata del giorno prima, dall'acqua, da tutto, dal fatto di non essere riuscite a dormire perché i muri dell'hotel erano fatti praticamente di cartone, si sentiva ogni cosa e quindi abbiamo deciso verso mezzogiorno di andare in centro a Bologna a pranzare e poi tornare a casa. Vi faccio vedere prima le cose che ho acquistato. E poi gli omaggi. Probabilmente dividerò il video in due se risulta troppo lungo. Allora, la prima cosa che ho comprato è nel padiglione delle cose naturali, sì, se non sbaglio, se non erro, ed è stato questo shampoo al cacao. E anche l'impacco nutriente al cacao. Questa linea è della linea Segreti di Natura. Sono
Sono prodotti naturali, provenienti da coltivazione biologica certificata, cruelty free. Questo stand ha un casino di creme per le mani, per il viso, per il corpo, tutte naturali, olio, scrub, veramente molti molti prodotti. Io appunto ho preso lo shampoo, che si presenta così. L'ho pagato pochissimo, 5 euro mi pare, 200 ml. È una schiuma soffice, deliziosamente profumata al cioccolato, ed è vero, sa proprio di cioccolato. La tavoletta sciolta di cioccolato, buonissima. È adatto a tutti i tipi di capelli e ho deciso di prenderla, insieme appunto anche l'impacco, perché se faccio uno faccio anche l'altro. Anche qui l'impacco ha questo odore di cioccolato incredibile, il flacone è da 200 ml, anche questo l'ho pagato 5 euro. E all'annusarlo a me mi ha fatto girare la testa, il cacao è veramente squisito. Poi c'era uno stand dove vendevano quelle ciglie tutte particolari, la Paper Self, deve essere la marca, questo stand qua. Questo, che praticamente vendevano tutti questi generi di ciglia qua. E io ho deciso di prendere queste qua, che dovrebbe essere il pavone. E c'era la promozione appunto che se si acquistava un paio di ciglia di questo genere, te ne applicavano un altro paio gratuitamente per 10 euro tutto. Ho deciso appunto di prenderle e me le sono fatte applicare. Io ho applicato le farfalline che ho riposto qua dentro nell'angolo. Non ho voluto buttare perché comunque si possono riutilizzare più volte. Poi nello stand delle unghie ho preso diversi prodotti della Crystal Nails che avevo bisogno. Il primo ho preso questo pennellone. Perché il mio, diciamo che io utilizzo questo ed è mezzo morto, spelacchiato, perde peli, allora questo si addice un po' di più. Poi ho preso queste tre cartine per fare i foil, un colore argento con dei riflessi colorati sul rosa, e questo che sembra bianco ma ha dentro dei riflessi perlati. Poi il Super Shine, il sigillante appunto Super Shine. Io di solito utilizzo il Top Shine o il Top Seal e mi incuriosiva provare anche questo qui. Dovrebbe essere anche questo senza dispersione. Ho preso il gel base perché il mio mi sta per finire, allora ho la scorta. Mi sono presa un'altra penna Primer Stick, contiene appunto primer, che è comodissima. E questo è tutto per la Crystal Nails. Nello stand invece della CND mi sono presa l'olio per unghie e cuticole, Olar Oil, nella confezione da 68 ml. La cosa forte di quest'olio, appunto, che si presenta in questo flacone gigante che ha il suo pennellino all'interno, oppure si può prendere con questa pompetta. Si pocia nell'olio, si schiaccia, si tira su e poi si può applicare sulle cuticole. Questo qua l'ho già adocchiato un casino di volte e alla fine ho deciso di prenderlo in fiera. Poi, sempre per quanto riguarda le unghie, mi sono fermata allo stand di Brill Bird, qua.
e c'erano questi gel scontati a 10 o 11 euro. Io ho preso due colori. Il numero C26. Dove vendeva un po' di tutto per quanto riguarda sempre le unghie, ho preso questa scatola qua dove posso poi mettere le unghie che decoro. Mi pare che l'ho pagata 10 euro questa. E poi non so quanti stand ho girato per cercare le tip fatte così. Che praticamente è uno stiletto accorciato. Le ho cercate per veramente tantissimi stand. Un paio di stand le ho trovate anche nello stand della Crystal Nails, però mi pare che ce n'erano dentro 20, 30 e costava 7 euro. Io ho trovato queste scatole con dentro 500 a 11 euro a scatola. Ho deciso di prendere due scatole. Poi sono capitata per caso, perché non stavo assolutissimamente cercando questo stand e quando l'ho visto mi sono letteralmente illuminata. Ed è lo stand della SoCup. Io conosco questo marchio per le loro extension e infatti ho acquistato le loro extension a clip. Queste sono lunghe 50 50-55 centimetri, il mio colore è il 6 e ne ho prese 4 di queste. La ragazza mi ha detto che mi bastavano 3, però visto che da me queste qua non si trovano e su internet ho fatto una fatica pazzesca a trovarle, ho cercato mille siti, alcune cose non erano originali, sono diventata letteralmente scema su internet. E allora, visto che ho trovato lo stand, ho deciso di acquistarne 4, che è meglio, meglio più che in meno. E ogni singolo pacchetto veniva 20 euro. E sempre dalla SoCup c'erano i gel colorati. Qui hanno azzeccato il colore. Ho comprato 3 gel colorati da 5 ml. Prezzo 5 euro o 10 euro, adesso non mi ricordo più perché non ho in giro i bigliettini. Uno è un colore stupendo, color Aurora, che è questo qua con dentro tutti questi che esce con tutti questi brillantini magnifici. L'altro appunto è questo rosina qui, è un rosa antico con dentro dei brillantini con dei riflessi oro e rosa, stupendo. Mentre l'altro è un color argento, un color
argento, bellissimo anche questo perché dà un colore mega mega pigmentato, veramente molto molto bello. In caso il primo colore è il 180, il secondo colore è il 122 e il terzo è il 170. Poi nello stand della Bella Pierre abbiamo preso sia io che mia zia, anche lei uguale, due pigmenti, uno il color lava e l'altro il color champagne, che sono veramente bellissimi questi pigmenti. Uno ha questo color oro antico, marrone, con dei riflessi rosati, molto molto bello, e l'altro è un color champagne, molto luminoso. Qui tutte e due venivano sui 10 euro. E infine ho voluto prendere un nuovo asciugacapelli e ho acquistato questo qua, Airtech del Hybrid Green Power, della Airtech, e questo insieme anche al diffusore. Questo asciugacapelli l'ho trovato nello stand di Oro e Argan, questa marca qua. È uno stand dove c'erano appunto cose per i capelli, shampoo, tutto a base mi pare di olio di argan, e poi appunto c'erano diffusori, c'erano piastre, pettini e via, via dicendo. Io mi sono fermata per vedere un po' come erano i prodotti dell'olio d'argan che avevano lì e poi alla fine ho acquistato questo asciugacapelli che è veramente leggerissimo, pesa 450 grammi, leggerissimo, è come non aver niente in mano. Ora passiamo ai campioncini e visto che stavo parlando dell'olio d'argan e di questo stand Or e Argan, questo è il campioncino che mi hanno dato. Poi, visto che ho acquistato l'asciugacapelli, mi hanno dato un'altra scatola di campioncini. Io ho messo tutti i campioncini in una scatoletta sola e sono dentro qua. Che praticamente è la maschera illuminante all'olio d'argan. C'è dentro lo shampoo all'olio d'argan. Maschera, olio, olio, maschera, e c'è anche il fluido illuminante all'olio d'argan. Che, da come mi ha spiegato la ragazza, l'olio d'argan si può mettere all'interno del diffusore, dentro in questo cosino che si stacca. Così quando vado ad asciugarmi i capelli, l'olio d'argan evapora e rimane sui capelli. Una cosa del genere. Comunque, appunto, dentro qua ci sono diversi campioncini di questo marchio. Poi, sempre olio d'argan, però in un altro stand ho preso questi due omaggi ed è un elisir all'olio d'argan per riparare i capelli della Trinity Eye Care Creazoin. Questi due campioncini sicuramente dureranno un bel po'. Sempre per i capelli un altro olio, olio di Inca della Pandora Oil. Anche questo è un campioncino per i capelli. Poi un altro campioncino di olio d'argan della Inca. Organic Pure Care, dentro qua c'è il suo campioncino, anche qui sempre per il trattamento dei capelli. C'era questo qui dove si potevano prendere diverse salviette, c'era una salvietta per le mani, c'erano le salviette deodoranti e cose del genere. Io ho preso queste qua che è una salvietta rinfrescante, può venire utile. Poi in uno stand, o meglio nello stand Natura Siberica,
davano veramente, almeno questo è successo venerdì, davano dei campioni, non erano campioncini romani, erano proprio full size, e ho ricevuto questo e questi due, che sono la bellezza di, non so, di un mezzo litro, 550 ml e 400 ml, una maschera, un balsamo e una, ed un bagnoschiuma. Poi dentro nel pacchetto c'era anche questo contorno occhi da, non so, da 30 ml. Questi dovrebbero essere appunto prodotti naturali, era nel reparto dei prodotti naturali ed è stato l'unico stand dove ho ricevuto omaggi del genere, veramente. Poi in uno stand spagnolo, proveniente appunto dalla Spagna, abbiamo ricevuto questi campioni qui in omaggio, per quanto riguarda la pelle, lo skin care della pelle. La marca è la Casmara. E infine nel padiglione dei prodotti naturali, bio e cose del genere, sono stata veramente molto molto contenta, perché ho trovato una ragazza gentilissima e molto molto carina. In questo stand trattava prodotti naturali per i bambini, e la ragazza appunto è stata veramente gentilissima, parlava solo inglese, quindi ci siamo capiti in un qualche modo. All'inizio ho visto appunto questi prodotti, c'era l'olio, il prodotto per fare il bagnetto al bambino, per lavare i capelli, le cremine per il corpo e tutte queste cose. E ho chiesto un po' di informazioni e dopo gli ho chiesto se mi poteva dare dei campioncini. E mi ha dato veramente diversi campioncini da provare, sia per me che per il bambino, perché sono prodotti che possono usare sia mamme che bambini. L'ho ringraziata, ci siamo salutati, abbiamo parlato un po' e poi sono andata via. Intanto che stavo andando via ho visto che c'era un kit, ed il kit è questo, e si chiama appunto lo starter kit, e il marchio è Sophie La Giraffe. Infatti nel sito è sophielagiraffecosmetic.com, e c'erano questi quattro prodotti da 20 ml. Ho chiesto quanto costava e se si poteva prendere, e lei gentilmente mi ha detto che me lo regalava. È stata veramente gentilissima, una stella. Poche persone ho incontrato così, non perché mi hanno regalato, ma proprio perché comunque siamo stati lì un po' a parlare. Magari altri avrebbero detto: ti ho appena dato campioncino, ti arrangi, ti basta quello. Invece no, mi ha regalato anche la scatolina, probabilmente perché non vendevano, e ha visto che però ero molto interessata e ha deciso di regalarmelo. Veramente gentilissima. Ed è un sito che ho già curiosato un po' e mi interessa veramente tanto. Ho preso anche il loro catalogo, ha dentro diversi prodotti naturali, certificati e bio, adatti per i bebè, quindi magari chi aspetta un bambino così, di dare un'occhiata a questo sito, che credo che sia veramente interessante. Per chi fosse interessato lascerò qui sotto il sito di questo marchio. Mentre qui dentro ci sono tutti i campioncini, bustine di campioncini che ho ricevuto. Sono veramente tantissimi, tantissimi, tantissimi. Potete vedere questo sacchetto pieno. Un po' sono magari campioncini che si trovavano negli stand, allora passando via ne prendevo uno o due. Alcune volte mi è capitato appunto di chiedere dei campioncini in generale, e arrivava il ragazzo col sacchettino pieno, e che dire, fa veramente piacere. Insomma, diciamo che con questi campioncini per tutto l'anno io sono a posto. Comunque pian piano queste cose le utilizzerò, farò anche dei video dei prodotti finiti.
quando utilizzerò anche questi campioncini vi parlerò, vi dirò cosa ne penso e tutto. Sono stata contentissima di queste 2 giornate, contentissima dei miei acquisti. Mi rode per questi maledetti colori che non erano i colori che volevo. Vedrò cosa fare, magari riuscirò a contattarli, a chiedergli, non lo so. Però dai, a parte questa delusione di questi gel, peccato perché erano 2 colori fantastici quelli che avevo visto, fantastici. Come mi rode. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lo so è lunghissimo, lunghissimo, sicuramente lo dividerò in 2 per forza, se no vi farò 2 bowls così. Lasciatemi qualche commentino qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!